Bella lì raga, povero Robby, benvenuti al mio canale, ben ritornati. Ora vi faccio un aggiornamento attuale, proprio attualissimo, perché in questi giorni, vabbè, non sono stato molto bene, c'era molta afa, molto caldo, non stavo bene, mi sentivo svogliato, debole, indebolito, non lo so che cazzo c'avevo, non stavo bene. Adesso sto un pelino meglio e non riuscivo a dormire. Sono giorni, giorni, giorni che non dormo per vari motivi. Adesso, boh, tra poco vado a letto, riprendo il tram tram normale. Va bene, riprenderò in mano il food truck sicuramente. Il progetto GBL fake della radio, quella piccola, la Extreme Fake, la Xterme, purtroppo lo stavo per completare, per sbaglio, toccato dentro, ho bruciato la scheda Bluetooth, neanche provata, nuova, bruciata. Meno male che costano una sciocchezza, 2 euro. Lo sbattimento è che arrivano dalla Cina, quindi devo aspettare che arriva. Appena arriva la completo. Ho fatto in tempo però a fare un test e vi posso dire che non so quanto durerà la batteria perché sono solamente 2500 mAh, quindi durerà ben poco. Purtroppo gli spazi sono super ridotti, ma è una radio che spingerà fottutamente forte, nel senso che la senti da molto lontano. Spinge di brutto con 15 watt per canale e le casse da 20 watt. Devo dire che spinge come una dannata. Speriamo che una volta sigillata ermeticamente chiusa farà anche l'effetto boom. Perché devo dire che ha proprio pochi bassi adesso, sicuramente li acquisterà rificcandola dentro, chiudendo la scatola. Il progetto Boombox lo sto portando avanti, l'ho portato avanti, ma non ci siamo, nonostante che ho aggiunto due tweeter, due crossover, cioè uno per canale, che gestiscono i woofer, i midi e i tweeter separatamente, che separano, si sente molto bene, ma con quell'amplificatore da 30 watt sottoalimentato non si sente bene, c'è qualche problema, va in distorsioni, i bassi sembrano ancora troppo eccessivi. Il suono non è pulito, c'è qualcosa che non va ancora. Ora farò dei video test dove proverò ad alimentare di più l'amplificatore per vedere se va a pulire il suono e cosa succede ai bassi delle casse, dei driver speaker. Perché veramente vanno in distorsione come se gli sto dando troppo. Strano, perché sono da 40 watt. Ti alimento con 30, dovresti reggere tranquillamente, no? Suona meglio l'amplificatore da 15 watt. Tira fuori di più. Non lo so. Sto alimentando con 12 volt. Forse non ci siamo. Forse devo salire con il wattaggio e perdere tutti gli ampere disponibili. Il brutto degli amplificatori in classe D è questo, che sì, spingono come dannati, ma li devi alimentare di brutto, devi dargli un botto di volt, tanti volt. Sono amplificatori che il meglio lo danno a 36 volt. Quindi immaginati quante batterie ci devo buttare dentro per arrivare a 36 volt.
considerando che sono batterie a 3.7 volt, lo spazio è quello che è, più di un tot non puoi mettere all'interno, a discapito di brutto degli ampere. Farò delle prove, proverò a alimentarlo più seriamente, vedere cosa succede. Proverò anche a staccare la sua scheda originale e metterne una Bluetooth esterna a parte, vedere cosa succede anche lì. Ho ripreso in mano anche il karaoke, il box karaoke. Anche lì alimentato solamente a 12 volt con un amplificatore da 50, in teoria, se alimentato a 36-40 a 12 volt, anche quello stesso discorso. Bassi eccessivi, suono molto basso, cupo, non squilla, non spinge. Spingono solo i bassi, è davvero troppo e si sente male. Anche lì delusione totale. In quella cassa, però, posso, volendo, aumentare le batterie, perché le batterie, ogni batteria è da 6,5 A, quindi un bel po'. Potrei acquistare altre batterie e da 12 volt portarlo a di più. 24, per esempio. Si può fare, perché di spazio all'interno ce n'è tanto. Però anche lì bella delusione, mi aspettavo qualcosina in più, visto che monta uno speaker da 100 watt, aspettavo qualcosa di più. Non pensavo che lo speaker da 100 watt andava così in confusione, andava così in distorsione con così pochi watt. Forse perché l'amplificatore non è alimentato correttamente e va a rovinare, a distorcere lui stesso il tutto. Questo lo vedremo nei prossimi video che farò, nei prossimi test che farò. Per quanto riguarda il go-kart, siamo fermi, totalmente fermi, perché fino a che non trovo del metallo di recupero, non ho intenzione di spendere soldi sul metallo, anche se non è che costerebbe poi tanto, non è che serve tantissimo di metallo, di fare il telaio e basta. Non è che ce ne vuole tanto. Però comunque è una cosa secondaria che riprenderò più avanti. Per adesso siamo fermi. I pezzi ce li abbiamo praticamente quasi tutti. Quasi tutti. Mi mancano gli uniball per lo sterzo, che ce li ho ma non li trovo. Devo andarli a cercare. Ce li ho, so che ce li ho, ma devo andarli a cercare, che erano quelli del mio vecchio go-kart che avevo una volta. Nuovi di pacca. Li ho comprati da sostituire, poi ho venduto il go-kart, non li ho mai cambiati. E mi mancano altre cazzatine, ma la cosa più importante che mi manca è il metallo per fare il telaio vero e proprio. Va bene, questo è l'aggiornamento di oggi. Scatenati, si sono accesi di colpo i galli. Power Robby Filippine.